Ciao a tutti ragazzi, io sono Erco per lo staff del Team Ultimate Team FIFA Italia. Oggi in questo video porto la recensione di Douglas Costa versione 83, cioè la versione NIF Upgrade. Esterno destro brasiliano del Bayern Monaco che ottiene questa fantastica carta upgrade grazie alle sue ottime prestazioni fatte con la maglia appunto del Bayern Monaco fino ad ora. Guardiamo subito le statistiche sulla carta: troviamo 83 in overall, 91 velocità, 86 dribbling, 77 tiro, 50 difesa, 79 passaggio e 64 fisico. Rispetto alla sua versione non upgrade, cioè la versione 81, riceve più 2 in overall, più 1 in velocità, più 0 in dribbling, più 2 in tiro, più 0 in difesa, più 1 in passaggio e più 1 in fisico. Colma cosa, voglio dire che anche se questo giocatore sulla carta nasce come AD, io vi consiglio di usarlo come AD in un 4-3-3-4, cioè con lì con il CC, perché a parte il mio in quel ruolo lui riesce ad esprimere al meglio le sue potenzialità. Passiamo adesso alle statistiche in game: il 91 di velocità diventa 95 accelerazione e 87 velocità scatto. La velocità è indubbiamente un pro di questo giocatore, davvero velocissimo, e soprattutto sul primo passo, perché ha questo 95 di accelerazione che è un valore davvero fantastico. Infatti vedete dalle clip, sul primo passo il 99% delle volte riuscirà a superare l'avversario, poi magari rallenterà un po', ma comunque otterrà una velocità di 87, che è comunque un ottimo valore. In più ha un dribbling assurdo che anch'esso è un pro, che di 86 sulla carta diventa 88 agilità, 87 equilibrio, 77 riflessi, 86 controllo palla e 88 dribbling secco. Come già detto poc'anzi, il dribbling è un valore assurdo ed è anche aiutato dalle 5 stelle skill, perché davvero un giocatore del genere con tutta questa agilità riesce a skillare davvero molto bene, poi è molto veloce, quindi dribblerà quasi tutta la squadra, come è capitato in un gol che ho fatto, poi lo vedrete qui nelle clip. Passiamo adesso al tiro: il 77 sulla carta diventa 80 piazzamento, 73 finalizzazione, 83 potenza di tiro, 79 tiri dalla distanza, 68 tiri al volo e 79 calci di rigore. Il tiro è un altro pro di questo giocatore, davvero molto buono, però se si fa col suo piede buono, cioè il sinistro, perché di destro, a causa delle sue tre stelle di debole che sono un contro, davvero vi sbagliate delle cose assurde. Però se voi rientrate skillando e dribblando e rientrate sul sinistro, tirate magari ad incrociare il 90% delle volte e farete gol. I valori difensivi ovviamente non ci interessano, passiamo subito ai passaggi: il 79 sulla carta diventa 82 visione, 75 cross, 79 precisione su punizioni, 81 passaggi corti, 74 passaggi lunghi e 82 effetto. Il passaggio di Douglas Costa non è un passaggio eccezionale, ma nemmeno un passaggio disastroso, una cosa nella media, quindi non me la sento di inserirlo né tra pro e né tra contro. Passiamo adesso al fisico: il 64 sulla carta diventa 61 elevazione, 77 resistenza, 60 forza e 55 aggressività. Il fisico è un contro, però diciamo non è un contro tanto influente poi sul giudizio di questo giocatore, perché grazie alla fantastica velocità, al fantastico dribbling e alle 5 stelle skill, poche volte l'avversario vi raggiungerà, però quando lo farà al contrasto vi butterà sempre a terra, perché davvero è troppo gracile. Come già detto in precedenza, questo giocatore ha 5 stelle skill, 3 stelle vede debole. Le 5 stelle skill ovviamente sono un pro e le 3 stelle vede debole sono un contro. Adesso facciamo il riepilogo proprio dei pro e dei contro di Douglas Costa versione NIF Upgrade. Tra i pro troviamo velocità, 5 stelle skill, dribbling e tiro, 3 contro fisico e 3 stelle vede debole. Il voto finale che ho dato è stato 9, perché davvero è un ottimo giocatore, davvero molto divertente, che vi consiglio assolutamente di provare. Detto questo, questo video può finire qui. Mi raccomando, vi invito a lasciare un like, ad iscrivervi al nostro canale se non l'avete ancora fatto, a seguirci su tutti i social, sul sito. E questo video può finire qui. Da Erco per lo staff del Team FIFA Italia è tutto, ci vediamo in un prossimo video. Bye bye.